Minuto di silenzio prima della gara per omaggiare la recente scomparsa di Piero Ricamato, storico collaboratore della società biancorossa. Il ricordo arriva anche dai tifosi assiepati all'esterno dell'impianto di gioco ancora chiuso al pubblico e tema di parole forti da parte del presidente Bolami all'immediata vigilia. Nell'11 iniziale aragonese c'è spazio in prima linea per il rientrante dalla squalifica Alessandro, panchina per il recuperato Ficara. Urbano si affida a Galesi in avanti, mentre in cabina di regia spazio a Ricciardi. Agli ordini di Pizzere di Verona, la partita stenta a decollare. Per vedere la primazione di nota bisogna attendere addirittura il 22esimo. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, la sponda sul secondo palo trova il buon appostato Ceccacci, che in sforbiciata trova però l'intervento risolutivo di un difensore. Si gioca al piccolo trotto, ma i biancorossi, quando cambiano marcia, mettono in seria difficoltà il Matese, e così avviene in occasione del gol al minuto 34. Sansone dalla tre quarti pesca il taglio profondo di Alessandro, che prima domestica e poi di punta mette alle spalle di un incerto del giudice. 12esimo centro di stagione e dedica per l'amico Piero. Scosso dal gol subito, il Matese prova una timida reazione sul tramonto della prima frazione di gioco. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, il colpo di testa di Congiu sfiora solo il palo alla destra di Di Rienzo. Nella ripresa, Corrado Urbano prova a dare la carica ai suoi, pescando dalla panchina e mandando in campo Napoletano per Masi e Tribelli per Fabiano, ma le offensive della squadra campana restano sterili. La Vastese cerca di approfittare degli spazi lasciati liberi dagli avversari e sfiora il gol del KO alla mezz'ora. Calcio di punizione con i giri giusti di Agnello sul secondo palo, sbuca Allegra che mette di poco fuori, ma la regola non scritta del calcio si abbatte sull'Aragona. Grave infortunio di Di Rienzo, che legge male la traiettoria del pallone, cosa che invece non sbaglia Galesio, che stacca bene a porta sguarnita, mette in fondo alla rete. La beffa però per la Vastese dietro l'angolo. Calcio di punizione di Napoletano, l'arbitro ravvisa un fallo di mano della barriera e non ha dubbi nell'indicare il dischetto. La trasformazione è affidata a Galesio, che spiazza Di Rienzo, ribalta il parziale. La Vastese ha un sussulto al 48esimo con Stivaletta, bravo a calciare a botta sicura verso la porta, ma del giudice si esalta e dice di no al centrocampista. Un intervento fondamentale, visto che a tempo quasi scaduto arriva anche il 3-1 campano, con Napoletano che in campo aperto approfitta della seconda incertezza del portiere e con un tocco morbido sigilla il risultato finale. Si ferma così a 9 la striscia di risultati utili consecutivi della squadra di D'Addario, che adesso dovrà immediatamente resettare questa sconfitta. 3 punti fondamentali invece per il Matese, che servono ad allontanare la zona play-out. Ma pesa il fatto che purtroppo abbiamo commesso qualche errore, pesa questo. Se no io non ho visto inoperosità del portiere. Fino al gol non ha preso una palla. Insomma, e quindi devo dire che la squadra comunque aveva speso anche tanto al primo tempo, siamo riusciti a mantenere poco la palla in alto e quindi è ovvio che dopo, se la tieni poco in avanti, sei costretto ad indietreggiare, però devi andare oggi a giustificare 3 gol presi, difficile da commentare. Insomma, il Matese è la squadra ostica, ci abbiamo sempre perso, e vai a commentare delle partite che è comunque una squadra molto, molto agonistica e che poi alla fine ha fatto 3 reti. Chiudo, non si facevano voli pindarici prima, non si può fare nemmeno una catastrofe adesso, ecco, bisogna ripartire per mantenere quello che sono gli obiettivi alla portata della Vastese. Noi siamo qui per lavorare, non è che potevamo vincere tutte le partite o pareggiare tutte le partite fino a fine campionato. Peccato che è arrivata questa partita con una sconfitta che penso io in un'altra situazione anche immeritata. Abbiamo avuto anche l'occasione per andare a pareggiare e quindi la squadra è viva e quindi crea. Prima di quello abbiamo avuto un salvataggio sulla linea, poi abbiamo avuto un'altra occasione del quasi gol, ne abbiamo fatto uno, quindi ci stanno i presupposti per credere, poi dobbiamo centellinare tante cose. Il primo tempo, secondo me, noi abbiamo fatto una buona partita. Giustamente la Vastese è andata in vantaggio perché è una squadra forte, una squadra importante, non ha avuto tantissime occasioni. Alla prima occasione ci hanno fatto gol, hanno avuto sicuramente il pallino del gioco un po' più in mano loro. Secondo tempo noi credo che abbiamo fatto una grandissima prestazione, siamo stati bravi un po' per bravura nostra, un po' forse perché loro si sono abbassati, perché li abbiamo costretti noi. E li abbiamo messi lì, li abbiamo messi in grande difficoltà, abbiamo fatto 3 gol, forse il risultato è largo, ma io credo che non abbiamo assolutamente rubato nulla. Una vittoria fondamentale perché vi dà modo di respirare e di allontanare le paure della zona play-out.
No, ma le paure no, perché io la vedo come si sta allenando la squadra. Noi abbiamo fatto dei movimenti in questa finestra, ultima finestra di mercato, soprattutto sul piano degli under, che mi permettono di poter gestire bene anche gli over, perché anche oggi ho fatto forse una delle pochissime partite che abbiamo fatto 5 cambi, anche perché abbiamo recuperato quasi tutti i calciatori. E insomma, noi abbiamo iniziato il girone di ritorno, secondo me bene, dove non è facile mai riuscire a portare continuità di risultati, perché su ogni campo è sempre una partita difficile che va giocata sempre al 110%, perché come vediamo ogni domenica dopo a fine gara ci sono dei risultati che non sono mai scontati. Questo è un campionato difficilissimo e muovere la classifica credo che per noi è una cosa molto importante.